Le tradizioni, le culture e le eccellenze enogastronomiche della provincia di Cosenza e di quelle di Perugia si sono incontrate per 3 giorni grazie ad una iniziativa della Camera di Commercio Abruzia attraverso un workshop che ha visto anche la partecipazione dei rappresentanti dell'ente camerale Umbro. Noi quello che vogliamo mettere insieme sono anche le culture, naturalmente le attività, le istituzioni dei territori, e dai contatti possono venire fuori idee che possono migliorare sia naturalmente le azioni che vengono compiute dalle istituzioni, sia le azioni che possono essere intraprese dalle imprese. Cioè qualunque iniziativa che serva a migliorare un territorio, che venga fatta dai territori del Cosentino o dai territori della provincia di Perugia, possono essere reciprocamente, naturalmente se adattabili ai vari territori, essere prese in considerazione senza alcun timore o alcun impedimento da parte nostra perché questo possa avvenire. Lo diceva prima l'assessore Fioroni quando ieri sera si è parlato dei blocks, e quindi l'idea cosentina, voglio dire, è un'idea eccellente, è un'idea che applica, diciamo, la nuova arte o, diciamo, con artisti giovani quello che è, la applica, diciamo, in una certa forma che l'abbiamo ritenuto intelligente, e quindi l'assessore Fioroni ha detto: cioè, ma che ve ne sembra se io potessi proporla al sindaco e proporla a Perugia per quello che riguarda un quartiere che è degradato, che va recuperato, che è il quartiere della stazione di Fontivegge. Una sinergia ed una condivisione che nasce da lontano e che ha visto i due territori già incontrarsi in altre occasioni, sempre grazie all'operato delle due camere di commercio. Già altri incontri sono avvenuti, ma guardate, allora qui la presentazione che verrà fatta oggi su Federico II, il soggetto che lavora su Federico II è un soggetto che collabora sistematicamente con la Camera di Commercio di Perugia e è stato presentato alla Camera di Commercio di Cosenza nelle visite che sono state fatte a Perugia, e oggi lui è diventato un valido collaboratore anche della Camera, ma senza alcuna preoccupazione da parte di Perugia, come il fatto di Raccontami l'Umbria, quindi che coinvolge il mondo, diciamo, della comunicazione, quindi il vostro mondo, ma a livello internazionale, dove oggi per noi è un patrimonio con il quale noi possiamo dialogare e colloquiare sistematicamente per capire su come naturalmente sta andando l'Umbria o quali sono le loro sensazioni e quindi qual è il grado naturalmente di appeal che la nostra regione trasmette a coloro che naturalmente scrivono dei nostri territori. Io mi auguro che questo possa essere facilmente applicabile anche a Cosenza, ma mi diceva appunto Klaus che è stato fatto il bando anche per Raccontami o le terre di Calabria o le terre di Cosenza, non so quale sia il titolo esatto, il bando scade a dicembre, quindi è un'altra cosa che si ripete e si ritrasmette. Ma guardate, anche le università, non è che l'Università della Calabria deve portare via studenti all'Umbria o l'Università di Perugia deve portare via studenti alla Calabria, assolutamente no, ma si possono trovare delle formule di collaborazione, hanno trovato già dei campi di applicazione dove l'ultima volta è venuto il vicerettore, è venuto il professor Sacca, è venuto a Perugia, abbiamo avuto un incontro con il rettore in facoltà e hanno iniziato delle collaborazioni su quello che riguarda il mondo della cultura e il mondo universitario, quindi con dei progetti interuniversitari. E quindi credo che anche questo sia uno sviluppo che poi ricadrà sull'economia del territorio, ricadrà sull'economia delle imprese, sull'economia delle famiglie. Ecco, noi dobbiamo trovare sempre le parti buone e le parti migliori, sta a ognuno di noi trovare le soluzioni migliori per ogni settore perché le cose possano diventare veramente eccellenze, ma non più soltanto eccellenza agroalimentare, ma è un'eccellenza di rapporti, di condivisione e di temi. Un gemellaggio che replica lo schema di Perugia, imprese, associazioni di categoria, regioni, prefetture, province, università e comuni delle due province sono state impegnate per 3 giorni all'interno di una serie di incontri e tavole rotonde in esecuzione dell'accordo che hanno firmato a maggio scorso proprio nella sede della Camera di Commercio di Cosenza. Tengo a precisare che questo è un accordo che le due Camere di Commercio hanno fatto 1 anno e mezzo fa. Quindi è la quarta volta che noi ci incontriamo. Non si incontra soltanto le Camere di Commercio, non si incontra soltanto le imprese. Noi abbiamo avuto il merito con Giorgio Mencaroni, il Presidente della Camera di Commercio di Perugia, di quelle di fare una grande rete anche tra le istituzioni. Stiamo facendo incontrare due territori che si possono parlare, sono diverse tra di loro e portano dei risultati. Ha detto bene il Presidente dell'aeroporto di Perugia, si spera che entro dicembre, gennaio, ci sia addirittura un volo Perugia-Lamezia. Questo per noi è molto importante, loro non hanno il mare. Come è un accordo che non sono soltanto i 3 giorni
di Perugia a Cosenza, e quindi tutti i ristoranti fanno cucina umbria e quindi rimane anche il menù per sempre, come l'abbiamo fatto noi, la cucina cosentina calabrese a Perugia quando siamo andati. Ma ad esempio è molto importante che i due territori, una volta incontrandosi, portino dei risultati.